Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell'esclusione di numerosi musei e siti archeologici del Vallo di Diano e della provincia di Salerno dal programma delle domeniche gratuite del MIBACT. Ad avvalorare questa esclusione una nota stampa dell'onorevole De Mondo Cirielli che annunciava un'interrogazione parlamentare in merito al ministro Franceschini. La nostra redazione però ci ha voluto vedere chiaro sul perché di questa eventuale esclusione ed in realtà facendo qualche ricerca si è capito che i siti che non compaiono nelle l'elenco del MIBACT non sono stati esclusi poiché non si tratta di siti statali ma non hanno semplicemente aderito all'iniziativa. Tra i siti presumibilmente esclusi comparivano anche il Museo Diocesano di Teggiano ed il Lapidario di Anese, oltre al Museo Civico di Polla, la Cappella di San Giuseppe di Sala Consilina fino al Museo degli Antichi Saperi di Buonabitacolo. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente l'architetto Marco Ambrogi, direttore del Museo Diocesano di Teggiano, il quale ci aiuta a fare chiarezza sulla notizia diffusa ieri e ci spiega anche perché siti culturali come il Museo Diocesano hanno deciso di non aderire più all'apertura domenicale gratuita. In effetti il Museo Diocesano e il Lapidario di Anese di Teggiano non sono musei statali, sono musei dipendenti dalla diocesi di Teggiano Policastro, per cui in effetti non c'è alcun obbligo o condizione che possa portare a un'adesione a questa iniziativa che è di carattere statale, che coinvolge appunto siti e musei che fanno riferimento appunto al Ministero dei Beni Culturali. Noi abbiamo aderito alle domeniche gratuite cadere del 2017 per tutto l'anno 2018 e abbiamo avuto in realtà delle affluenze molto molto basse, la percentuale non arriva al 5%, per cui quest'anno non abbiamo reiterato una sorta di iscrizione presso il MIBACT per poter riaderire. Forse in effetti questo ha determinato una sorta di inclusione dei nostri siti all'interno di quelli esclusi. La nostra frequentazione del museo è legata soprattutto a turisti e a gruppi che provengono da fuori, mentre in realtà le domeniche al museo sono soprattutto pensate per le persone del posto che possono approfittare di questa apertura gratuita per visitare siti e monumenti che normalmente non sono visitabili. Nell'arco di un anno, ci ha spiegato Marco Ambrogi, gli ingressi al Museo Teggianese si sono limitati nel 2018 a 30 nel corso delle domeniche gratuite. Per quanto riguarda la volontarietà, ha aggiunto il direttore del Museo Diocesano di Teggiano, non c'è alcun obbligo e non c'è alcuna esclusione. Eventualmente il MIBACT avrebbe potuto invitare i musei non statali a continuare ad aderire alle domeniche gratuite, un invito che non c'è stato, ma questo non vuol dire che ci sia stata un'esclusione.